Permesso? Venga. Ciao. Ciao. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Io sono Laura. Serena. Ciao. Siamo dell'associazione Latte di Mamma. Le mamme peer, che significa mamme alla pari, arrivano nel reparto di ginecologia ed ostetricia del San Donato di Arezzo per dare supporto alle neomamme ed incentivare l'allattamento al seno. È arrivato il latte. Hai visto? E si vede i risultati. Consigli, suggerimenti, esperienze a confronto che grazie all'associazione Latte di Mamma, nata nel 2009 e alla stretta collaborazione con la ASL Toscana Sud-Est, fa sentire meno sole le donne che hanno appena avuto un figlio. Mi sono avvicinata a Latte di Mamma proprio perché durante la mia esperienza nel postpartum soprattutto ho avuto necessità proprio di un aiuto che non fosse soltanto l'aiuto di parenti, amici e personale ospedaliero, ho avuto bisogno di un supporto da chi proprio c'era già passato. 19 le mamme che si sono appena diplomate con uno specifico percorso. Si sono alternati vari professionisti, dai pediatri, ostetriche, sia ospedaliera, io sono la referente, inoltre le colleghe del consultorio, psicologa, assistente sociale, e quindi hanno avuto una formazione più che completa nei vari aspetti. Dopodiché hanno fatto un tirocinio qui in ospedale dove si sono divertite a incontrare le mamme, a presentarsi, a presentare questo progetto e a dare il sostegno in cui noi crediamo fortemente. Buongiorno! Ciao Donatella, buongiorno, piacere. Come va? Tutto buongiorno. Bene! Allora, siamo le mamme di Latte di Mamma, sì. Sono pronte per il nostro turno in io ospedale. Oggi, bene, cioè, vediamo qualche... un po', sì, vediamo un po' come... Sì. Qualche mamma zio. Qualche mamma, ci sono mamme che hanno partorito da un pochino meno e altre... potrebbe essere... Bene. Andiamo, vi accompagniamo e sentiamo se le mamme hanno piacere. Grazie. Benissimo, sì. Grazie. Sapere, sì, anche mio figlio non si sveglia tutta la notte, oppure ho il seno sgonfio, sarà andato via il latte, sono tutte domande che ci facciamo tutte. È un momento di estrema fragilità e il supporto e il sostegno da parte di altre mamme è fondamentale. La percentuale di neonati allattati al seno in provincia di Arezzo è dell'84%, ma l'obiettivo è di aumentare questi numeri. Sì, è veramente importante, è motivo di prevenzione di salute, perché il latte materno è l'alimento migliore per il neonato ed è motivo di successo per noi vedere una mamma che va a casa con il latte materno. È il rapporto che ti si è creato nei 9 mesi della gestazione che continua nel momento dell'allattamento, e guardare un bambino, il tuo bambino, che prende il latte è un'emozione veramente indescrivibile. E penso a distanza di anni che una mamma non può assolutamente dimenticare. Le mamme peer seguono le neomamme fin dal corso preparto e poi possono offrire il loro aiuto all'interno del consultorio e del reparto di ginecologia e ostetricia. Hanno delle informazioni approfondite, hanno informazioni corrette che permettono di far sì che le altre mamme che stanno vivendo in questo momento l'esperienza del parto possano fruire della loro esperienza personale, ma anche possano capire che allattare è una cosa che può fare qualsiasi mamma, lo può fare con tranquillità e può affrontare anche quelle piccole crisi che ogni mamma ha vissuto e vivrà nel proprio percorso, perché le altre mamme ne hanno testimonianza viva. Se lei comunque ti bagna pannolini, ti sembra comunque abbia un bel colito, che è vispa, ecco, diciamo più che tranquilla, vispa nel senso che è reattiva, a te stai tranquilla, poi comunque ci sono i pediatri, appunto il consultorio, i vari controlli, quindi lo vedi da sola, non ti far spaventare, quindi niente, vai per la tua strada tranquilla, guarda lei e basta. Va bene.